Yes, you can.
Giornata importante in assoluto. Mi auguro che sia una speranza, un in bocca al lupo tutti quanti insieme. Lavoriamo insieme per le persone sorde con un unico obiettivo, per la tutela di tutti noi. Grazie. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prestato attenzione alle persone sorde. Da tanti anni e anni vi chiediamo sempre, facciamo sempre le nostre richieste. Dal 2011 ad oggi sono cambiati 7 governi, questo è il 7º. Nelle situazioni difficoltose andremo ad appoggiare e ad essere più visibili nei territori dove c'è, appunto, non c'è tanta attenzione nei confronti delle persone sorde. Quindi dobbiamo spiegare cosa sono le difficoltà, quali sono collegati alla giornata della persona sorda, è collegata all'integrazione, al mondo del lavoro, a tutte le difficoltà. Governo. E quindi ogni governo mi sono sempre preparato, non pensate che sono facili i contatti, che è facile spiegare, andare a portare documentazione, spiegare che cos'è la lingua dei segni, a cosa serve l'integrazione, quali sono i nostri bisogni. Abbiamo chiesto a Conte di essere presente e sono stato veramente felice perché per la prima volta nella storia a Bologna. Sarà creato cardinale da Papa Francesco. Gli interessi e i diritti di tutti i disabili, sordi, ciechi, disabili motori e quant'altro. Proprio Maria Zuppi. All'estero in realtà riporto i suoi saluti e di tutta l'amministrazione comunale. E che crediamo debbano essere anche quando due persone si incontrano e si capiscono anche con la lingua dei segni, si è contenti e si è felici. Vivere una vita come tutti gli altri cittadini, perché qui immagino che non si stia. Siamo orgogliosi della lingua dei segni, siamo orgogliosi di essere qua, di essere presenti e di esserci ancora. E noi segniamo.
Buonasera, anzi buona giornata a Bologna. Nostre preghiere. L'arcivescovo, essendo appunto nel territorio della parrocchia, voglio esprimere come ci siano belle relazioni con loro e cerchiamo con quanti hanno lavorato e dedicato tempo ed energie per la buona riuscita dell'iniziativa. Io non ripeterò le cose che sono state dette. Che tra una settimana esatta, proprio a quest'ora, sabato prossimo, ce l'hai? No, aspetta, zitto. Questa inclusione non potrà realizzarsi pienamente. E questo è il compito che la Costituzione riconosce allo Stato. A tutte queste difficoltà. Ora il progetto di legge ovviamente è stato approvato. Ho detto i colleghi in comune e il mio rappresentante Daniele. Buonasera a tutti. Ringrazio il Presidente. Sarete di sicuro bravissimi. Abbiamo organizzato l'obiettivo fissato della Giornata Mondiale dei Sordi. Ogni anno noi cresciamo, noi invecchiamo e loro crescono. E saranno il nostro futuro. Adesso e con molti di voi ben rivisti, visto che è da questa mattina che siamo insieme, siamo in compagnia, abbiamo trascorso una bellissima giornata all'insegna non solo dei tempi. Al resto della società che c'è un mondo che non conoscono, che è quello della sordità, un mondo bello, allegro, colorato, un mondo che ha tante cose da dire, che ha tante esperienze da raccontare e da trasmettere ai giovani e ai meno giovani. Quindi non mi dilungo, non dico quello che c'è. Bravi! Ciao! Okay. Noi ci siamo! Noi siamo qui, continueremo ad esserci. Ringraziare tantissimo Varricchio, il nostro presidente, per aver permesso di presentare qui questo progetto che è stato bellissimo. Cioè... Grazie.
ancora, noi segniamo. Consiglio di Reggio Emilia, perché ci hanno dato veramente tanto supporto, soprattutto nel... Ma diverse soluzioni, diverse attività. I corsi di lingua dei segni sono stati ovviamente supportati dall'ente sordi, qui della sezione provinciale di Bologna. Cercando di dare autonomia, ci ha spinto a cambiare ancora, perché volevamo essere direttamente i protagonisti. Noi conoscevamo bene la storia dei sordi e tutte le difficoltà a farsi vedere e a cercare il nostro posto, organizzare le nostre attività. Noi siamo sempre stati aperti a tutti, abbiamo avuto sempre attenzione a senso di essere sordi. Questa è una giornata mondiale dei sordi, ma questo orgoglio in questa giornata deve esserci tutti i giorni. Io, Laura, sono orgogliosa tutti i giorni di come sono. Io non vedo l'essere sorda come una malattia. Non è per... Questo ultimo